Maria Teresa Tonutti, amministratore delegato delle Tonutti Tecniche Grafiche, una delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia, nota azienda che nel campo delle etichette, eccellenza perché ha dei competitor di livello europeo con i quali non sfigura, anzi molte volte apripista, tant'è che qualcuno l'ha indicata come la Cartier dell'etichetta. Alcuni numeri, tanto per dare così l'idea di cosa parliamo. Nel 2012 le etichette prodotte dall'azienda sono state 1,5 miliardi, praticamente 100 milioni di pezzi al giorno. Nel 2013 l'aumento di questi pezzi si è attestato al più 20%. È avanti di questo passo, ma è un'eccellenza particolare perché racchiude una storia bellissima, una delle tante storie friulane, ma questa è molto storia. L'azienda è stata fondata da un certo Mario Sartor. Perché Mario Sartor? Che era il nonno poi. Infatti il nonno Mario Sartor, perché lui parte come sarto, quindi lui inizia un'attività come un'attività sartoriale e ovviamente avendo un'anima imprenditoriale lui non ha fatto il Ecco, sarto leggevo però che già puro. quella volta Sì, sfornava 24 sì, sì. abiti di pregio alla settimana. Esatto, infatti come dico, aveva l'anima imprenditoriale, quindi questa spinta verso l'industria, secondo me assolutamente, per cui anche nel partito da piccolo artigiano per creare vestiti e su misura, ovviamente abiti molto particolari, però poi aveva 15 dipendenti, quindi aveva una vera e propria attività. Però la spinta sua, quella comunque a ricercare, a fare qualcosa di diverso, di più, eccetera, poi il caso lo ha portato verso il mondo della stampa, un puro Ecco, caso. nel primo 45, Sì, credo, la Porzio litografia era stata bombardata. E cosa esatto. succede? Succede che lui sente di questa situazione e interessato com'era comunque al commercio, a capire che possibilità c'erano anche per lui di crescere o di fare altre cose, decide di fare una proposta al proprietario e di acquistare le macerie che c'erano in realtà. Quindi lui acquista queste macerie, dice le prendo io perché sotto c'è il ferro, io male che vada venderò questo ferro perché subito E dopo come l'ha la guerra trasportata fino? ha rimosso le cose. Io credo che lui sia ripartito da lì poi, è ripartito perché sotto le macerie c'era una macchina da stampa intatta. Presumo un torchio più o meno come quello che si vede poi sotto da noi in entrata e lui decide di partire, di dire vabbè, questa macchina è funzionante, questa è intera, quindi io ci provo. E quindi decide di partire con due E nel frattempo continuava a fare il operai, sarto. continuava la sua attività perché quella funzionava bene, andava bene, quindi lui continuava l'attività sartoriale e ha provato e dice beh, qui cosa facciamo con questa macchina, proviamo che cosa può essere un mercato. Beh, all'inizio ci mancavano tantissime cose, i La quaderni. fermo, la seconda svolta viene un giorno quando arriva un'immensa botte di vino. Ecco, raccontiamo questo La aneddoto storia che. della botte di vino è bellissima perché lui, che era molto attento e molto acuto su. Perché come quando noi parliamo di marketing, analisi di mercato e queste cose qui, no? Ci riempiamo la bocca di questi termini, lui le faceva su quello che vedeva, perché era un Ecco, osservatore cosa aveva acuto. visto? Lui aveva visto che praticamente in paese quando arrivava la botte del vino, il carro con la botte del vino, arrivavano tutti, o perché dovevano festeggiare, o perché erano disperati, o perché c'era qualcosa che non andava, eccetera, però lui dice, beh, qui che cosa c'è attorno a Sì, suo questa padre disse, realtà? se sono felici bevono e Esatto, se sono disperati ci bevi in sono, compagnia. Esatto. esatto, esattamente. Quindi in tutti e due i casi c'è qualche cosa che ci riporta verso questa matrice, diciamo, del vino. E quindi lui dice, beh, forse questa è un qualche cosa che può avere uno sviluppo. E quindi decide di provare nel settore del vino, dove all'epoca c'era una vecchia storica azienda importantissima. E quindi lui, molto spavaldo comunque, non ha mai avuto paura di niente, decide di provare, quindi di provare nel settore del vino. Negli anni 60 poi si unisce a lui mio padre, molto intraprendente anche lui, con molte idee, Che molta dal voglia di papà fare. sarto ha acquisito anche l'eleganza nel Eh sì. vestire, certo. Certamente, hanno mantenuto secondo me questo gusto, perché poi in realtà se pensiamo il vestito, no, quando parliamo dell'etichetta, è il vestito della bottiglia, qualcosa che comunque gli dà una veste e è un'immagine importantissima per chi vende il vino, no? Quindi La prima siamo immagine, rimasti alle etichette del vino e come arrivano i quaderni?
No, i quaderni sono stati i primi, i quaderni sono stati la prima cosa che lui ha stampato perché lui ha visto che cosa serviva e cosa mancava. Mancavano i quaderni, quindi parte con i quaderni. Poi inizia a stampare quelli alcune gialli. Etichette. Sì, noi ne abbiamo, dovremmo averne un reperto storico da qualche parte e vorremmo poi anche fare prima o poi una sorta di museo di tutte le attrezzature, i pezzi, le cose storiche che abbiamo in questi anni raccolto, le pietre per esempio, no? Che ci sono qui in entrata e che sono qui e sono molto belle e sono quelle con cui loro hanno iniziato a stampare, mio nonno in particolare, poi quando è arrivato mio padre negli anni 60. Poi un mercato che ha avuto un'evoluzione tecnologica fortissima, perché se pensiamo che in 70 anni, insomma, diciamo, siamo passati dalla pietra all'evoluzione digitale, è un'evoluzione grandissima. Ecco, lì quando abbandonò definitivamente il lavoro di Sartori? Guarda, la data esatta non me la ricordo, ma probabilmente una decina d'anni dopo, indicativamente. E ecco, mio padre è più preciso. Fondata nel 70, rifatta nel 71 in questo. Esatto, esatto, e quindi da qui poi riparte un'evoluzione tecnologica fortissima qui con la presenza di mio padre che ovviamente aveva diciamo anche lì un intuito fortissimo, da fortissimo imprenditore, grande imprenditore, con intuizioni sul mercato, sulla tecnologia e su quello che era innovativo. Nel 77 l'azienda ottiene la certificazione ISO con l'ente British Standard Institute. Sì. Che cosa è questo? Noi siamo stati i primi ad avere la certificazione di qualità, i primi perché siamo stati i primi a capire che, diciamo, questa che è un prodotto che ha dell'artistico, se vogliamo, dell'artigianale, doveva essere prodotto secondo delle procedure e delle metodologie che dovevano agganciarsi a quella che era una produzione industriale, perché noi eravamo diventati una vera e propria industria come siamo adesso, quindi con macchinari che hanno milioni di euro di investimento e 130. Gli investimenti sono di milioni di euro, cioè i macchinari sono molto importanti e quindi chiaramente il modo in cui si lavora deve essere adeguato a... Uno dei segreti, ve l'ho raccontato in diverse interviste, di questa azienda è stata proprio sulla scia del nonno l'innovazione. Sì. Voi avete sempre puntato moltissimo, questo vi ha concesso, permesso di rimanere ai vertici europei. Sì. Sì, anche negli anni, cioè il fatto che comunque è un mercato che ti porta, diciamo, a seguire quelle che sono poi le esigenze di mercato, di marketing, di grafica, che sono cambiate tantissimo. Quindi il mercato, il marketing, la grafica, il design che c'era negli anni 60, negli anni 70, ovviamente è totalmente diverso rispetto a quello che c'è adesso. E quindi è questo che ti porta ovviamente a seguire e a innovare. Avete sentito la crisi del 2008? La sentite tuttora? Sono state delle ripercussioni? Diciamo che noi nel 2008-2010 non abbiamo avuto grossi problemi. Diciamo che quello che abbiamo sentito è che il mercato è cambiato e quindi abbiamo sentito una necessità di cambiare l'azienda, quindi di fare delle cose diverse. Quindi abbiamo... una organizzazione completamente diversa, nel senso che, per esempio, noi eravamo e siamo stati sempre considerati molto bravi, molto precisi, molto, diciamo, come dicevi tu prima, no? I Cartier, per cui da Cartier cosa ti aspetti? Una cosa top, perfetta, bellissima, però non ti aspetti che costi poco. Se compri un Cartier, costerà adeguatamente al suo nome, no? Quindi non ti aspetti che costi poco e non ti aspetti che te lo consegnino in due giorni. Perché prima si diceva che è un mercato difficile, perché è un mercato difficile quello delle etichette? Perché è un mercato esigente, un mercato molto esigente, molto veloce, di richiesta di velocità, grande velocità di risposta e diciamo che anche la vendita del vino in questi anni è cambiata molto, per cui se prima si parlava di grandissime quantità e di un mercato dove il vino comunque era... diciamo, come posso dire, quasi una bevanda così da pasto, ma una cosa, esatto, poi è diventato il mercato della degustazione, del vino da capire, da comprendere, quindi delle tipologie diverse di vino. Da meditazione. Quindi, da meditazione a volte, no? Quindi devo capire che cosa bevo, che cosa c'è. I viticoltori investono molto sulle etichette. Sì, investono molto sulla grafica, diciamo, sull'estetica di questa bottiglia, come la presentiamo, questo prodotto, come lo presentiamo. E in questo sono più esigenti i francesi o gli italiani? No, gli italiani sicuramente, perché i francesi sono molto tradizionalisti, sono rimasti sempre un po'...
così, forse un po' fermi nelle loro tradizioni. Noi abbiamo fatto molto, se parliamo per esempio del Friulani anche, no? Il nostro territorio, è stato fatto tantissimo. E, diciamo, i friulani, mi piace dire questo, i viticoltori friulani hanno investito molto nella qualità, quindi loro per esempio non hanno mai ceduto su questa cosa. E questo gli fa onore, ovviamente. Ecco, il vostro mercato dove punta? Dove allora, state noi abbiamo, crescendo? Noi abbiamo una presenza in Italia prevalentemente, perché è un mercato nostro di servizio, quindi dobbiamo essere molto veloci, molto, rispondere molto alle esigenze tecniche, quindi dei grafici che creano e fanno le innovazioni sulle etichette e sulla grafica, e quindi dobbiamo rispondere in questo senso. Prevalentemente in Italia, i nostri clienti esportano molto, perché l'export del vino è cresciuto molto, certo. Però diciamo noi lavoriamo con studi grafici italiani ed esteri importanti, nomi molto importanti e clienti molto importanti che poi quando devono rinnovare la grafica ovviamente si rivolgono a noi perché vogliono un aiuto su come realizzeremo questa creazione. Avete ecco. Clienti decennali? Immagino. Sì, sì, abbiamo clienti storici, clienti molto affezionati. Probabilmente per il servizio che abbiamo sempre dato e perché ci riconoscono tuttora, ci riconoscono questa capacità tecnica e questo, diciamo, questo stare vicino al cliente, alle sue esigenze e a trovare le soluzioni che gli servono. Perché cerchiamo sempre di, diciamo, di trovare la soluzione personalizzata al cliente. Quindi secondo me si invertono le cose, cioè da essere artigiani nella modalità ad essere vicini a personalizzare quello che il cliente vuole, quindi a trovare una personalizzazione, però industriali nel metodo, nella metodologia, però coinvolgendo le persone. Immagino che dagli anni 70 o fine anni 60 i rapporti interni siano cambiati, prima sì. C'era tutta gente del luogo, sì. Mentre, ecco, come è cambiata un po' la fabbrica sì. In questi anni? Beh, è cambiata ovviamente perché si è allargata, quindi la famiglia è diventata molto grande, quindi 130 persone ovviamente sono tante. E, il nostro approccio comunque è sempre quello dell'attenzione alle persone, come ti dicevo prima, nella crescita, nella formazione, nel lavoro di gruppo. Ecco, forse noi siamo cambiati in questo. Prima era più semplice quando eravamo di meno, quindi in pochi, era più semplice il rapporto e relazionarsi con le persone. Oggi diciamo forse è un po' più complesso, però è la spinta che hai a volerlo fare, no? A voler capire quelle che sono le esigenze delle persone, come possiamo lavorare meglio lavorando insieme e quindi se vuoi il cambio è quello da una organizzazione centrata su una persona, quindi più piramidale se vuoi, no? Quindi c'è uno solo, uno che comanda, uno che dirige il gruppo, a quello che invece ha un team e una diciamo un'organizzazione più distribuita, che è molto difficile da applicare. E anche forse da recepire. E da recepire, perché in realtà quando parti da un'organizzazione piramidale, chiaramente ti aspetti che qualcuno ti dica come devi fare le cose. Invece noi abbiamo deciso che cambiare, evolvere ed essere diciamo più moderni se vuoi, più vicini a quello che è l'esigenza del mercato per essere più veloci nella risposta lo fai se condividi le informazioni e se sei veloce nella condivisione. E quindi se io scambio le mie opinioni con le tue, la mia capacità tecnica con la tua, sicuramente la risposta che daremo, la soluzione che troveremo per il cliente sarà migliore. Ecco, amministratore delegato e donna. Alcune colleghe dicono che essere amministratori delegati nelle aziende è più difficile sì. Per le donne. È vero? Si avverte questa differenza? Allora, cioè il dipendente fa un diverso sì. Transfer rispetto alla figura maschile? Qui era più abituato per decenni, se non per secoli. Sì, sì. Allora, secondo me non abbiamo superato ancora questo scoglio, diciamo, no? Però sta nel fatto che io, parlo per me ovviamente, certo. La donna lo percepisca come uno scoglio o meno, io non lo percepisco come uno scoglio, ovvero se ho uno scoglio lo supero, perché io sono fatta così, nel senso che se ci sono delle difficoltà, beh, le supereremo, saranno delle, come dico io, se abbiamo dei problemi
li affrontiamo vuol dire che avremo delle opportunità per fare qualcosa di meglio, di più. Quindi sicuramente c'è una percezione ancora di difficoltà nel fatto difficoltà che... Difficoltà o diffidenza o entrambe? Beh, mi sono capitati degli episodi di diffidenza. Qualcuno ha detto, ma come? Cioè, l'amministratore delegato è lei. Sì, sono perché io. Perché è un testimone impegnativo, sì, quello che lei ha raccolto, giusto? Sì, sì, è impegnativo, però nella realtà... Io sono molto, diciamo, entusiasta di quello che faccio, credo molto in questa azienda, credo molto nel lavoro che faccio, quindi credo che la diffidenza all'inizio, se tu sei determinato ad andare avanti, viene poi superata da questa cosa. Sicuramente ho avuto degli episodi che poi ho preso simpaticamente come dire, vabbè, allora forse qui dobbiamo ancora fare un passettino in avanti su queste cose, no? In questi giorni proprio ci sono alcuni osservatori che parlano di una situazione di pre-recessione o di pre-crisi di nuovo. Siete preoccupati? Dal vostro punto di vista c'è qualcosa che non va o il vostro settore, indipendentemente dalla crisi, va lo stesso? Com'è la situazione? Allora, io non sono preoccupata. Diciamo che non sono preoccupata perché ritengo che si siano fatti dei passi molto nella direzione giusta alle aziende. Ritengo che però ci sia una situazione di preoccupazione generale, di mercato, che ci si possa avvicinare a una recessione, lo credo anch'io. E quindi secondo me è la visione di un mondo che cambia, di un mercato che può avere delle difficoltà e può avere dei cedimenti, è quello che deve far capire che si deve lavorare in modo diverso, che le cose non possono essere statiche, che non ci sono delle cose che vanno avanti sempre in maniera automatica e siamo vincitori, abbiamo sempre vinto e continueremo a vincere. È come nelle squadre di calcio, no? Io non seguo il calcio, però in realtà è così. Dobbiamo comunque continuare a fare qualcosa per migliorare. Che ci siano delle insidie nel mercato, sicuramente. A proposito di insidie del mercato, adesso ci sono dei paesi emergenti come cito la Cina, che sono molto interessati al vino, e lì si parla di grosse quantità, sì, per adesso piuttosto che di qualità. Sì, questo sì, esatto. Andrà a incidere anche sulle etichette, per cui ci potrebbe essere un abbassamento della qualità dell'etichetta e quindi potrebbe incidere su aziende di qualità come la vostra? Ma io credo che di queste dinamiche ci sono già, perché per esempio noi parliamo di Cina, ma se vogliamo parlare dell'Inghilterra, diciamo, è un grosso importatore di vino italiano, però bollicine soprattutto, no? Bollicine, però anche altro vino, ma importa, ma a prezzi concorrenziali molto molto bassi, dove che cosa incide sul costo finale del prodotto è anche il packaging, quindi la bottiglia, l'etichetta, la capsula, eccetera. Quindi chiaramente c'è una necessità di essere molto competitivi e quindi di stare al passo con un mercato che ha dei volumi ma richiede molti sforzi dal punto di vista del prezzo. Quindi non serve andare in Cina per vedere che ci sono mercati che chiedono quantità ma vogliono abbassare moltissimo il prezzo. Allora, è una questione di mercato che cambia, di esigenze che cambiano e di adeguarsi. Ovviamente è chiaro che ci sono delle cose che io non posso fare perché magari non sono, diciamo, magari adatte a questa realtà, a questa tipologia di azienda. Però sicuramente il mercato ha di queste necessità. Una cosa che volevo chiedere, che mi sono sempre chiesto, le etichette le disegnate voi o vi arrivano già i bozzini, le aziende? Okay. Sì, allora noi siamo partiti, se parliamo della storia, siamo partiti con questa grafica, perché voluta da mio nonno, poi voluta anche da mio padre, quindi noi abbiamo lavorato molto, ma quando non c'erano gli studi grafici, non c'era nessuno che faceva grafica. Diciamo che poi negli anni, ovviamente, il mercato è stato e ha avuto delle esigenze. Si è affinato, no? Si è affinato, eccetera. Quindi noi abbiamo offerto un servizio molto più, diciamo, limitato a quelli che sono delle piccole modifiche, dei piccoli restyling. Diciamo, la vera e propria grafica del restyling completo dell'etichetta è affidato agli studi grafici, che lavorano con noi volentieri, a volte, perché magari gli offriamo delle soluzioni. Non no, non lo so, dipende, perché sai, magari diciamo che noi tendiamo a volte a fare delle proposte, a dire forse sarebbe meglio usare questa carta piuttosto che un'altra, magari perché conosciamo le problematiche che ci sono.
E quindi diciamo che lì dobbiamo fare un po' di attenzione, dobbiamo essere un po' discreti, ecco, nelle nostre proposte. Però tendenzialmente noi siamo per supportare, ecco, per dare un supporto tecnico competente su che cosa può risolvere i problemi al cliente. Ecco. Un'ultima domanda, voi avete inventato, se non erro, l'etichetta quella plastificata? Allora, noi siamo entrati in quel settore, sì. Noi siamo entrati in quel settore 15 anni fa circa, sì. Quando il mondo delle acque minerali passava da carta a film e noi ci siamo lanciati come sempre, perché siamo bravissimi a lanciarci nelle avventure, nelle innovazioni, e siamo partiti stampando anche l'etichetta in film. Diciamo che per noi è stata una sfida molto grande, perché partivamo da un'etichetta di valore come quella del vino, facevamo anche la carta e l'acqua minerale sulla carta, ma sempre di cose molto particolari. Vengo alla domanda, questa era innovazione, lei parla anche di avventure, qual è l'avventura che avete nel cassetto adesso? L'avventura nel cassetto nostra è quella di quella che stiamo vivendo, cioè quella di un'organizzazione diciamo dove le persone fanno da fulcro, diciamo che i macchinari sono importanti, ma l'ho detto tante volte, lo dico sempre, forse mi ripeto, però lo voglio dire perché è importantissimo, dove le persone fanno la differenza. Il team della Tonutti è il team vincente, diciamo, è il team importante, è quello che fa la differenza rispetto agli altri, e questa ce l'abbiamo solo noi. Grazie e auguri allora. Grazie mille.